e le piaghe, le stimate al petto, i piedi, le mani, molto profonde, molto sanguinanti, qui è pieno di sangue. Cioè, non crediate che sia uno scherzo, è la passione di Gesù. Non credo che qui ci sia il diavolo, perché se ne sarebbe scappato chissà da quando, no? Alla presenza di Gesù. Sono un giornalista di Farinelli. Sì. Abbiamo visto il filmato di Lodovico, avete fatto quella preghiera. Dobbiamo fare delle domande. Non voglio essere pubblicato niente, lo vieto assolutamente. Se no vi denuncio. E perché cosa è successo? Va bene? Vogliamo sapere che andate da Lodovico, andate da Lodovico e parlate. No, vabbè, ma Lodovico giustamente dice, ci disse che lui vabbè un po'. Andate da Lodovico e parlate, scusate. Ma non ci vuole. No. Non ci vuole raccontare. Non, signore, lo vieto assolutamente. Vabbè, ma anche per sapere, insomma, la gente ha visto. Andate da Lodovico. C'entra lui, cioè lui, che c'entra? Lui è il protagonista, no? Ma lei l'ha sentito qui? Senti, qui. Per piacere. Vabbè, non c'è bisogno di spingere. Sì, per piacere. Buonasera. È venuto quando c'è stato quel signore che piangeva sangue, Lodovico. Chi è? Quello che veniva qui che piangeva sangue, il nome del rosario. Eh sì. L'avete sentito? Sì. E come mai? Che cosa vi è sembrato? Dice che lui aveva le stimmate. Aveva le stimmate. Sì, poi quella sera poi lo portarono giù, lo pulirono, sì. E si vede che questa va seduta là. Quando è successo questo fatto? Questo, può avere un mese. In quaresima? Sì. Durante una preghiera. Sì.